Artesio, che fosse un tribunale sempre sostenuto e non solo il Consiglio la nostra posizione. Grazie. Intanto direi che stiamo svolgendo questa conferenza di introduzione in un momento di trasformazione sia per il dibattito in corso a livello parlamentare sia per l'attesa sull'attuazione dell'indirizzo che il Consiglio Comunale attraverso un atto deliberativo preparato dalla maggioranza del Comune di Torino ha dato per la trasformazione di Smart in società consortile di diritto pubblico, a prevenire il rischio delle scalate di capitale privato, anche se oggi è un patrimonio di Stato pubblico, e soprattutto a introdurre gli elementi di comportamento pubblico all'interno di questa azienda che gestisce il bene di tutti. Abituata quando vengo invitata a cercare di leggere i documenti sulla base dei quali vengono indetti gli incontri, ho letto il vostro tableau de bord e quindi intervengo sui concetti che sono inseriti in quel documento per riflettere dal mio punto di vista non tanto sugli elementi di consenso, perché credo che sia utile se si rende evidente la difficoltà di un compito e si aiuta a migliorarla, quanto per evidenziare le difficoltà che mi sembra ci siano di fronte rispetto a quegli obiettivi sui quali concordo. Primo tema, tutti abbiamo detto che occorre riconquistare la funzione di indirizzo e di controllo che la democrazia rappresentativa è tenuta ad esercitare, sia perché corrisponde ad un compito di interesse pubblico generale, sia perché è previsto in tutte le normative, e quindi assemblea dei soci e atto. Perché questo non succede? Allora, sicuramente c'è un elemento dovuto alla capacità di sostenere gli elementi di accesso alle informazioni e interpretazione, comprensione delle informazioni che deve essere possibile per gli amministratori pubblici. E questo non necessariamente deve essere un compito di formazione autonomo che ogni singolo assessore, sindaco, consigliere svolge, quanto piuttosto la possibilità di accedere a una struttura di riferimento che aiuta l'alfabetizzazione e quindi l'intervento successivo su queste tematiche. L'altra questione è che poiché non possiamo immaginare che tutti gli amministratori, in quanto politici, siano o disinteressati o peggio ancora conniventi con un sistema precedente, dobbiamo chiederci come mai il Comitato Acqua Pubblica fa una battaglia che in termini giornalistici sarebbe la tempesta perfetta, cioè si prefigge degli obiettivi che sono assolutamente contraddittori con quello che sta accadendo nel nostro paese o è accaduto da 20 anni. Perché dire vogliamo più politica nell'indirizzo e nel controllo, ma una politica capace di leggere anche la gestione, è esattamente il contrario di quello che negli ultimi 20 anni abbiamo alle spalle, quando tutti hanno detto fuori la politica. Questa è la tempesta perfetta. Cioè, ancora adesso abbiamo depositate in regione al Parlamento delle proposte di legge che dicono fuori la politica della sanità, ci vogliono i tecnici, quindi quelli che non mi fanno leggere i documenti, perché saper leggere i documenti è una competenza loro. Quindi io vengo volentieri a queste riunioni, perché essendo una di quelle persone che anche nei 20 anni ha sempre detto che illudersi che l'espulsione della politica potesse garantire una apparente neutralità e oggettività, che in quanto tale, neutrale e oggettiva e sterile, produce il bene comune, in quanto farebbe la politica, che per definizione è di parte,
sarebbe stato un errore, mi ritrovo oggi ad ascoltare discorsi che mi piacciono molto quando si rivendica una maggiore politica. Sappiamo solo che siamo in grande contraddizione se ragionando sull'argomento si arriva a questo tipo di riflessione. Se siamo in questa contraddizione, cioè in un'epoca storica che si è illusa di trasferire il compito politico a delle figure tecniche, più o meno umanitarie con la politica, se siamo in una fase storica nella quale abbiamo immaginato che si potesse semplificare la partecipazione e la democrazia in nome della governabilità e in nome della gestione, perché è molto facile decidere il programma degli investimenti senza passare attraverso la partecipazione sulla base dell'analisi tecnica di chissà. Quindi tutte semplificazioni che abbiamo fatto con la gran convinzione che sarebbe stato un paese meraviglioso, adesso dire dobbiamo reintrodurre la rappresentanza, cioè la partecipazione, cioè la discussione, cioè la democrazia, cioè la politica, è un bel lavoro culturale, politico e istituzionale al quale io mi iscrivo, basta che lo sappiamo, perché viviamo in un'epoca che non ha detto e non sta dicendo queste cose. Allora, come facciamo, anche nella migliore ipotesi, che nel caso di SMA e nel caso di una nuova legge nazionale si riacquisti la dimensione pubblica della titolarità del bene comune e della titolarità della gestione del bene comune a garantire che quella politica di cui la mettiamo l'assenza sia maggiormente presente e capace? Io vedo due antidoti: che accanto alle rappresentanze istituzionali ci siano le rappresentanze dei soggetti che professionalmente e socialmente condividono questo tipo di responsabilità e ci si augura questi obiettivi, quindi i lavoratori e quindi le forme organizzate della società. Non credo molto che si riesca ad ottenere una maggiore titolarità dei comuni in una battaglia piccoli comuni versus grandi comuni, però ognuno sceglie le proprie visioni politiche istituzionali e quindi la consiglio. Allora, rappresentanza dei lavoratori e delle forme organizzate della società. Dentro ha un'articolazione di funzioni di indirizzo e di controllo. Può essere un'ipotesi che quando ci sarà consegnato questo studio vedremo se prevede una partecipazione diffusa. Quindi, perché siamo in una situazione, dando per scontato che invece l'organizzazione sociale possa esserci e essere vivace, il referendum, i comitati per l'acqua pubblica, dando per scontato questo? Perché è difficile, faticoso, immaginare la partecipazione dei lavoratori? Secondo me per due ragioni. Una l'avete raccontata qua: il depauperamento delle professioni, e l'altra fa parte della prima contraddizione, la seconda del testa perfetta, cioè il fatto che nei momenti in cui qui o in altri contesti della pubblica amministrazione si è pensato di avere delle forme giuridiche che avessero una dimensione di carattere privato, quindi un istituto giuridico privato, pur avendo capitale pubblico, si potesse garantire meglio e di più la condizione dei dipendenti in termini di carriere, in termini di procedure concorsuali e così via. Vi faccio un esempio che vi fa capire. Il Consiglio Comunale per settimana è stato impegnato a ricollocare i dipendenti della Fondazione Musei Civici, che erano andati nella Fondazione con la garanzia che nulla sarebbe cambiato, anzi, ma di che vi preoccupate? I trasferimenti sono sempre pubblici, il lavoro che fate è sempre pubblico, arrivi, sei gratificato, perché le modalità interne di assegnazione degli incarichi e dei compiti sono più agevoli di quelle del comune, quando la fondazione, esercitando la sua funzione privata, dichiara di esuberi e sei con una parte del corpo sul pavimento. E allora lì ritorno
torna la dimensione pubblica e il consiglio comunale e le organizzazioni sindacali che cercano di reintegrare. Quindi c'è stata un'illusione che ha attraversato i lavoratori e la loro rappresentanza, altrimenti non ci spiegheremo le ostilità che ci sono sulle proposte di legge e sulle proposte di delibera di trasformazione in società di diritto pubblico. C'è stata un'illusione che ha attraversato anche quella prospettiva, e questa, il tornare indietro, quindi l'altra tempesta perfetta è difendere il lavoro pubblico in un'epoca in cui il lavoro pubblico è raccontato nella maniera più squalificante possibile, quindi siamo nel pieno della contraddizione. Io continuo a iscrivermi, spero che saremo in tanti, io mi iscrivo in questa contraddizione. Quindi ritornare alla valorizzazione del lavoro pubblico in una situazione in cui si è prodotta un'illusione iniziale, ma nel contempo si sono sterilizzate le capacità e quindi la massa critica che si può portare in campo, è una bella sfida che ha a che vedere con i discorsi che facevate qua, la terziarizzazione. Allora, qui il tema vale qua sulla gestione dell'acqua, come vale nei servizi educativi, come vale nei servizi sociosanitari e socioassistenziali. Il tema è il seguente: fino a quale punto un governo pubblico può permettersi di gestire non con le proprie risorse, ma cercando, si spera con procedure un po' più trasparenti, risorse esterne, competenze professionali esterne, soggetti e controlli esterni, qual è la percentuale entro la quale può arrivare per non rischiare di perdere la capacità di fare e la capacità di controllare? Questo è il tema. Qui è meno forte, ma nei dibattiti che ad esempio io e Diego Sanno abbiamo su politica educativa e politica sociale è molto più evidente, no? Dire quanti esili nido esternalizzi, quante comunità per minori esternalizzi. Allora, qua io aggiungo a questa domanda: qual è il limite che, se superato, impedirà al pubblico di fare il suo mestiere? Perché un pubblico che non sa fare, cioè che non ha anche le intelligenze materiali dedicate a quelle funzioni, sarà un pubblico che non sa partire. Chi non sa come si pone, posa la rete, scusate la volgarità, io non faccio il vostro mestiere, chi non sa come si posa la rete, non saprà scrivere un capitolato per cercare quelli che poseranno le reti. E se lo farà scrivere, da chi lo farà? Ma non necessariamente per un problema di malversazioni, a volte proprio perché si crea quella condizione. E io credo che in altri ambiti, noi ad esempio nel nostro comune, l'abbiamo già superata questa situazione. Quindi il tema è questo. E allora mi viene da dire, vi suggerisco come dati acqua pubblica, unitevi al professor Guido Ortona, che sta tentando di lanciare una proposta di legge di iniziativa popolare raccogliendo le firme dei cittadini italiani per dire: siamo un paese che ha il minor impiego pubblico d'Europa, siamo quello criticato per la maggiore spesa pubblica dei propri impiegati della pubblica amministrazione. Se voi voleste immaginare che il vostro figlio possa lavorare nel pubblico, firmate una proposta di legge che chiede di aumentare la spesa per le assunzioni nel pubblico impiego, pare che trovi la firma. Allora, perché questa è l'altra questione della contraddizione nella quale siamo immersi. Allora, ho fatto queste due osservazioni al vostro diario di bordo su cosa bisognerebbe fare, per dire esattamente questo, che le questioni che qui ponete sono questioni puntuali che noi possiamo accompagnare, io consigliera comunale di minoranza, le consigliere e i consiglieri di maggioranza che hanno dato l'indirizzo di trasformazione in società pubblica. Noi possiamo accompagnare puntualmente, da quella delle tariffe alla distribuzione degli utili, alla questione delle modalità di appalto e alla battaglia generale versus ARERA. Però ci sono due grandi questioni centrali, culturali, che il movimento mette in campo quando ci dice queste cose. Oppure io mi sono illusa di trovare principi e valori, perché sono quelli in cui credo,
ma invece sono convinta che ci siano dei cambi. Brava.